Allora, abbiamo cominciato a parlare ieri di sistemi discreti, le cui equazioni sono le seguenti. In generale, x all'istante k più 1, non scrivo t grande, sottinteso che x all'istante k più 1 t grande, moltiplicato t grande, dove t grande è il tempo di campionamento, uguale a f funzioni di tutto lo stato all'istante precedente, virgola, e dell'ingresso u all'istante precedente. Vogliamo innanzitutto fare un esempio per vedere come possono venire fuori i sistemi discreti. Guardate, sono sistemi, ripeto, l'ho già detto l'altra volta, costruiti da noi. Un esempio banale, va bene, è il seguente. Supponiamo di voler integrare le seguenti equazioni differenziali. Le equazioni differenziali sì, descrivono dei sistemi fisici. Va bene. E prendo un'equazione differenziale banalissima, derivata seconda di y incognita più 3 derivata prima più 2 per y uguale ad u. Addirittura questa è un'equazione differenziale lineare stazionaria e vedremo cosa viene fuori. Allora, a cosa ci servono i sistemi discreti? Detto l'altra volta, ad esempio, una delle cose, non è l'unica, ci mancherebbe altro, è per integrare in maniera numerica equazioni differenziali. Va bene, allora, fissato un tempo di campionamento, primo passo, va bene, per passare ad un sistema discreto che integri in maniera approssimata queste equazioni differenziali. Primo passo, descriverle in forma di stato. Questo lo sappiamo fare. Visto che l'equazione è un'equazione differenziale del secondo ordine, le variabili di stato sono due, x con 1 uguale y, x con 2 uguale y punto, da cui le equazioni di stato x1 punto uguale a y punto, quindi a x con 2, x con 2 punto è uguale ad y 2 punti, e ora invochiamo per calcolare y 2 punti la nostra equazione differenziale, y 2 punti uguale a meno 2y, quindi meno 2x con 1, meno 3y punto, quindi meno 3x con 2, secondo le nostre definizioni di x con 1 e x con 2, più l'ingresso, e abbiamo le equazioni di stato. Ora dividiamo il tempo in istante 0, istante 1 moltiplicato t grande, e t grande l'abbiamo preventivamente scelto, tra un secondo farò un commento, 2, 3 e così via. Prima di fare il commento, avete fatto un corso di teoria dei segnali? No, l'anno prossimo. E allora il commento lo devo fare. Bene, se no me lo sarei anche risparmiato. È chiaro che questi istanti 0, 1, 2, 3 e così via, genericamente istante k e istante k più 1, va bene, indicano il tempo, ma indicano il tempo 0 t grande, 1 t grande, 2 t grande. La scelta del cosiddetto tempo di campionamento t grande è una scelta cruciale. Come se io prendo certi t grande troppo ampi, l'integrazione numerica darà luogo ad errori troppo elevati. Va bene. Se io scelgo tempi di campionamento troppo piccoli, allora probabilmente può darsi che la soluzione numerica sia più precisa, può darsi, non è detto, va bene, può darsi che la soluzione numerica sia più precisa, però certamente quando vado a integrare mi serve più tempo, ovviamente l'impegno di risorse del calcolatore sarà certamente maggiore. Dopodiché, se io scelgo un t grande troppo piccolo,
Va bene. Ad esempio, un T grande che può darsi che vengano fuori delle cose stranissime. Va bene. Il calcolatore lavora su 16 bit, 32 bit al massimo, va bene. E se io scelgo un T grande troppo piccolo, gli errori, va bene, di calcolo diventano così grandi da coprire completamente la corretta applicazione della tecnica di integrazione numerica. E quindi la scelta di T grande è cruciale, non ne parlo ora. Darò un cenno sulla scelta di T grande quando parleremo in maniera più, diciamo, più profonda, insomma. Saremo sempre sulla base dei controlli automatici, ma quando parleremo di passaggio dal continuo al discreto. Comunque, per ora, scelto T grande secondo certi criteri, avremo che consideriamo l'intervallo di integrazione tra K e K più 1, T grande, e noi avremo che X all'istante K T grande, scusate, sbagliato, devo ricancellare, all'istante K più 1, ho detto che T grande non lo scrivo più, è sottinteso, che x all'istante k più 1 t grande, ovvero sia questo istante, sarà uguale al valore della x all'istante k t grande più la dinamica in questo intervallo, e quindi più, e la scrivo in maniera esatta per ora, integrale tra k t grande e k più 1 t grande di x punto di tau, tau variabile di integrazione, in di tau, e questa è una formula esatta ancora. Che tipo di approssimazione facciamo ora? Facciamo la proseguente approssimazione. Questo integrale, va bene, lo scriviamo, e lo scrivo qui, circa uguale, non uguale, e una delle ipotesi più banali, non è l'unica, non è l'unico modo di integrazione numerica, questo è il più semplice, va bene, faccio l'approssimazione che la derivata, va bene, che dovrebbe essere variabile in questo intervallo tra k e k più 1 in cui stiamo integrando quelle equazioni differenziali, quella derivata sia costante in quell'intervallo, e si capisce bene già ora che se t grande è troppo grande, troppo lungo, questa ipotesi va bene, può darsi. Se invece più piccolo, teoricamente più piccolo è T grande, meglio si va, a parte errori, va bene, di calcolo dell'eventuale strumento calcolatore, mai a mano, che fa i conti, va bene? E quindi questo integrale lo scrivo circa uguale a x punto all'istante k T grande, scriviamolo. X punto all'istante k t grande, che ritengo costante in tutto quell'intervallo lungo t grande, moltiplicato t grande. Ora, non ritorno su queste equazioni. Queste equazioni, in questo caso, sono delle equazioni lineari, stazionarie, che posso scrivere, scrivo qui, x punto uguale ad ax più b per u, dove, lo dico a voce, la matrice A è una matrice 2x2, prima riga che descrive questa equazione, la prima riga sarà 0, perché x con 1 non c'è, 1 che va a moltiplicare x con 2, e il primo elemento di B sarà 0 perché 1 non c'è. Seconda riga di A, meno 2, meno 3, seconda componente di B uguale a 1. Allora, diciamo che le equazioni del nostro sistema sono queste, anche se cambiassi sistema, quindi cambi equazioni differenziali, purché le equazioni differenziali siano lineari, stazionari, e arrivo sempre a x punto uguale a x più b. E allora applichiamolo qui, ottenendo quindi x di k più 1 uguale a x di k più, ora mi serve un pochino di spazio, gesso e cancellino, cioè cancellino, non gesso in questo caso, va bene, cancello questa roba qui che ho scritto prima, più x punto all'istante k di grande, ma x punto è a per x, va bene, quindi più a per
x all'istante k t grande per t grande, e manca un pezzo di x punto che è più b per u, più b sempre per t grande per u, ovviamente all'istante k t grande. Cosa ho ottenuto? Ho ottenuto un sistema, quello che chiamiamo sistema discreto. Anzi, sono partito da un sistema lineare stazionario continuo, x punto uguale a x più b, e ho ottenuto un sistema discreto ancora lineare stazionario, dove la matrice dinamica del sistema, riscriviamolo, x di k più 1 uguale, tra questo e questo posso raccogliere x di k a destra, nulla mi vieta di dire che davanti a x di k ci sia la matrice identica, matrice identica per x di k uguale ancora x di k, quindi uguale, parentesi, matrice identica che proviene da questo, più t grande che è uno scalare per a, a per t grande, il t grande è uno scalare, quindi lo posso mettere in quel prodotto dove voglio, lo metto davanti, che moltiplica il vettore x di k più b per t per u di k. Otteniamo quindi un sistema discreto con matrice dinamica che dipende dal tempo di campionamento, t grande, va bene, ma che è del tipo i più t grande per a, e un vettore d'ingresso b t grande, quindi sempre del tipo sistema lineare. Facciamo attenzione, io ho fatto un esempio con tecnica di integrazione in cui suppongo che la derivata di x sia costante in tutto l'intervallo, pari al valore assunto all'inizio dell'intervallo tra k t grande e k più 1 t grande. Se cambio tecnica di integrazione, e ce ne sono a iosa, se fate il corso di calcolo numerico l'anno prossimo ne vedrete più di una, la più famosa, la più nota, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, è la tecnica di Runge-Kutta, va bene, la più nota tecnica di integrazione numerica di equazioni differenziali. Ovviamente ogni tecnica di integrazione, di tecnica numerica di integrazione di equazioni differenziali darà luogo ad un diverso sistema discreto che approssima, una volta risolto, l'integrale, va bene, della equazione differenziale. Un altro esempio, ora qui ho fatto un esempio di un sistema continuo di equazioni differenziali lineari stazionarie, ma se ad esempio io avessi un sistema non lineare, sempre del secondo ordine per non andarci a complicare la vita, ma nulla cambia che l'equazione differenziale sia di ordine superiore, ad esempio questa scritta a caso, y due punti più 3 y punto più 2 y al quadrato uguale ad u. Questa è un'equazione, questa è un'equazione differenziale non lineare. Oh, guardate, l'ho scritta a caso, ed avendo la scritta a caso, se qualcuno volesse provare ad integrarla, carta e penna, gli faccio tutti i miei auguri, gli faccio, va bene, ma non ci si riesce. L'unico modo per avere una qualche soluzione è l'integrazione numerica qui, fuori discussione, a meno che per caso non sia incocciato, in un particolarissimo tipo di equazione differenziale non lineare sono pochissime quelle che si riescono ad integrare carta e penna. Va bene. Allora, che faccio? Va bene. Al solito, primo devo porre il sistema in forma di stato. Equazione differenziale del secondo ordine, ancora due variabili di stato, quelle di prima. X con 1 uguale ad y, x con 2 uguale a y punto. La y compare con la derivata seconda, quindi come variabile di stato prendo la grandezza che viene derivata fino, ormai lo sappiamo, con tutte le sue derivate, fino alla derivata di ordine massimo meno 1 presenti.
E allora equazione in forma di stato, x1 punto uguale, come prima x con 2 non cambia quando io scelgo le variabili di stato alla Cauchy in questa maniera. Tra parentesi, proprio tra parentesi, ormai è un nome che non si usa più, ma una volta si chiamavano anche variabili di fase, si chiamavano, però continuiamo a chiamarle variabili di stato, ci mancherebbe altro. Seconda equazione, x con 2 punto uguale y 2 punti, e al solito y 2 punti la ricavo dalla mia equazione differenziale. Da qualche parte deve entrare in gioco questa equazione differenziale, perché se no va bene. Y 2 punti uguale a meno 3 y punto, ma y è x con 1, y punto è x con 2, meno 2 y al quadrato, quindi x con 1 al quadrato più. Ora queste sono equazioni che non posso più scrivere nella forma x punto uguale a x più b, non sono equazioni lineari, va bene? E quindi le scriverò nella forma generica finché si vuole, ma di questo tipo: x1 punto uguale f1 di x, dove x è x con 1 e x con 2, in questo caso soltanto x con 2. La prima equazione è lineare, la seconda no, ma scriviamole tutte così. E x con 2 punto uguale f2 di x virgola u. A proposito, in generale, se lo scrivo le equazioni in forma generale, anche la prima in forma generale sarà in generale funzione anche di u, dove questa f1 è semplicemente x con 2, questa f1 è semplicemente x con 2 e questa f2 è questa roba qui. Siamo d'accordo? Ora integrazione numerica. Scelgo al solito come prima il mio passo di campionamento, quindi k uguale a 0. In questo caso sarebbe meglio chiamarlo passo di integrazione, va bene, ma è la stessa cosa. 0, 1, 2, 3 puntolini. Al solito k più 1, intervallo tra k e k più 1, e quindi scriverò x all'istante k più 1, sottinteso t grande, uguale a x all'istante k t grande più t grande per le derivate, che io suppongo, come prima, stessa tecnica di integrazione, costanti nell'intervallino di lungo t grande di integrazione, pari al valore assunto all'inizio dell'intervallo, quindi pari all'istante k. Quindi più t che moltiplica, parentesi, x con 2 scriviamolo così, t che moltiplica f di x all'istante k virgola u all'istante k, dove con questo f intendo questo vettore f1 f2. Se lo vogliamo spaparanzare, va bene, tanto per maggior precisione e maggior pulizia, se lo vogliamo spaparanzare scriveremo che x con 1 all'istante k più 1 uguale ad x con 1 all'istante k più t grande per f1. Ma f1 che cos'è? X con 2. Questa per f1 che è x con 2 all'istante k. E l'altra equazione, se la scrivo sotto, poi ho già notato che quando ne ho rivista qualcuna, va bene, se scrivo qui sotto ho notato che poi alla fine viene tagliato dal, anche se teoricamente il teoricamente il tutto dovrebbe registrare fino, vabbè, è cambiato appena appena. Allora la scrivo qui, x con 2 di k più 1 uguale a x con 2 di k più t grande che moltiplica f2, quindi parentesi, f2 è questa, quindi 3 x con 1 di k, scrivo dei puntolini, tanto ormai si sa cosa si scrive, 3 meno 3, scusate, mi sono scordato il meno, meno 3 per x con 1 di k, x con 2 di k, meno 2 x con 1
di k al quadrato più u di k, chiusa la parentesi. Cosa ottengo? Un sistema a questo punto non lineare, discreto. X di k più 1 uguale a funzioni, non queste perché cambiano ovviamente, f tilde di x di k virgola u di k. Ora, siccome noi abbiamo a che fare, ok? No, ancora un piccolo commento. Dagli esempi che ho fatto ora, può sembrare che i sistemi discreti servano solo per integrazioni numeriche di equazioni differenziali. Non è vero, ci mancherebbe altro. Sono importanti anche per questo, ma chi segue, segue, chi non segue lo vedremo più tardi. Va bene, ma se io ho un sistema tempo continuo descritto da equazioni differenziali e quindi in forma di stato, sistema fisico e tempo continuo, non c'è storie, va bene, e quindi in forma di stato ho x punto uguale, va bene, equazioni differenziali, lo voglio controllare. Non dico come si controlla, non introduco controllo in catena aperta, controllo in catena chiusa, così. Però si capisce bene che se lo voglio controllare ci devo mettere, e questo è l'ingresso U che provoca la dinamica del sistema. Controllarlo significa decidere quale U devo dare, va bene. Questo poi alla fine, affinché il sistema faccia quel che voglio io, va bene, e non quello che vuole lui. Ripeto, torneremo più tardi sui diversi tipi di controllo in catena aperta, in catena chiusa e così via, però si capisce bene che qui davanti devo metterci una scatola che genera U, va bene. La U che cos'è? È una U, un segnale continuo, U di T, perché il mio sistema continuo ha bisogno di un ingresso continuo. Questa scatola qui, chiamiamolo controllore o regolatore, va bene, che genera la U, una volta era un sistema analogico, e se era un sistema analogico la sua uscita, questa qui che era l'ingresso del sistema, era un segnale analogico, era, andava tutto bene, si trattava soltanto di vedere se questo segnale analogico in uscita dal controllore aveva una potenza sufficiente a comandare, quindi una quantità di energia sostanzialmente sufficiente a governare il sistema. Ora non si fa più così. Il controllore da cosa è costituito? È costituito da un microprocessore, anzi è proprio un calcolatore con un micro memoria, un sistema operativo che non sarà Windows, va bene, sarà decisamente più semplice, perché il sistemino deve fare poche cose importanti, ma poche cose, non deve certamente far girare MATLAB o cose di questo tipo, va bene, e quindi è un processore, è l'uscita di un con delle porte di I/O ovviamente, e l'uscita di questo processore che cos'è? È un segnale discreto, lui deve fare i conti. E quindi il mio processore, che uso come controllore, innanzitutto l'uscita è di tipo numerico, va bene, dei bit escono, e quando escono? Escono, se questo è il tempo, tra l'istante 0 e l'istante t grande, lui deve fare i conti per darmi l'uscita, che sarà l'ingresso del sistema, all'istante t grande. Poi, tra t grande e 2 t grande tempo di campionamento scelto da me secondo certi criteri, deve ancora rifare conti, e così via. Va bene? E allora, questo processore che fa l'uscita, che dà l'uscita a certi istanti, che cos'è? È un sistema discreto. Va bene? Da cui l'importanza fondamentale, va bene, dei sistemi discreti. Ultimo commento, è chiaro che un controllore qui, l'uscita che cosa sono? Numeri. Va bene. Se devo controllare un motore, gli posso dare dei numeri dentro in ingresso? Ovviamente no, il motore ha bisogno di una tensione, va bene, per funzionare. Questi numeri che escono, cosa mi dicono? Mi dicono se ad esempio esce un numero 24, dico, va bene, vuol dire che la tensione sarà di 24, dovrà essere di 24 volt. Faccio un esempio banalissimo: se esce un numero
56, la tensione dovrà essere di 56, e quindi qui in mezzo, tra l'uscita del mio microprocessore e l'ingresso del sistema, ci dovrà essere un opportuno dispositivo che trasforma, va bene, dovremmo sapere tutti come si chiama questo dispositivo, che trasforma un segnale discreto digitale in segnale analogico, e quindi un convertitore digitale analogico, va bene. Attenzione però, i numeri che escono da un processore, che contenuto energetico hanno? Basso, diciamo praticamente zero. È chiaro che non è zero, va bene, perché proprio siamo sui, dire microwatt è già dir tanto, già, insomma, quindi è chiaro che, va bene, questo signore qui ha in ingresso potenza zero, va bene, e deve darmi un segnale invece che deve avere della potenza, va bene. Magari trovassi un sistema che ha in ingresso qualcosina di potenza nulla, va bene, ed ha in uscita qualcosina di potenza elevata, va bene, avrei risolto tutti i problemi del mondo, o quasi, va bene, escluso quello di morire, va bene, ma gli altri sì, gli altri l'avrei risolti tutti, l'avrei. È chiaro che un dispositivo di questo tipo ha bisogno di una fonte energetica esterna che viene regolata dai numerelli, va bene, che entrano dal... Ecco a cosa servono i sistemi discreti. Ed ora ritorniamo alla loro analisi. Visto che noi avremo sempre a che fare, abbiamo detto e l'abbiamo giustificato, con sistemi lineari, anche tempo continui, e questi daranno luogo poi alla fine con discretizzazioni. Abbiamo fatto un esempio di una discretizzazione, di una tecnica di discretizzazione, daranno luogo a sistemi sì discreti ma ancora lineari stazionari. Allora noi studiamo ora un sistema x di k più 1, sottinteso all'istante k più 1 t grande, uguale a una matrice dinamica A, si chiama ancora matrice dinamica, per x all'istante k più un vettore b per u all'istante k. Le soluzioni le ho già date l'altra volta, ritorniamoci sopra per un minuto. Va bene? La soluzione di un sistema di equazioni ricorsive di questo tipo, lineari stazionarie, va bene, si trova con tecniche perfettamente analoghe a quelle di risoluzione di equazioni differenziali lineari stazionarie. Non lo dimostro ovviamente, ma allora per trovare la soluzione di questo prima devo risolvere l'omogenea x di k più 1 uguale ad a per x di k. La soluzione dell'omogenea è la seguente: x di k uguale ad a alla k per x all'istante 0. Che questa sia soluzione di questa equazione è immediato e banale. Va bene? La dimostrazione si può fare semplicemente prendendo questa e mettendola qui dentro e vedere che soddisfa. Va bene, oppure dimostrazione per induzione completa, questa qui vale per k uguale a 0, x di 0 uguale a alla 0, matrice identica per x di 0, più valido di così si muore, ammesso che sia valida per un generico k, dimostrazione per induzione completa, dimostriamo che questa espressione è valida anche per k più 1. Difatti da qui viene che x di k più 1 uguale, ma x di k più 1 uguale ad a per la x precedente, quindi uguale ad a moltiplicato, la x precedente è questa, a alla k per x di 0, che mi dà luogo a alla k più 1 per x di 0, dimostrazione per induzione completa effettuata. Vi chiedo scusa della banalità che ho detto. Va bene, accanto a questa, che è la questa qui, che è la soluzione dell'omogenea, devo trovare un integrale particolare, e seguiamo la stessa tecnica che abbiamo seguito per i sistemi tempo continui. Troviamo un integrale particolare, quale? Quello che dipende solo dall'ingresso U, partendo da stato iniziale nullo, che chiameremo risposta forzata. E allora prendiamo le equazioni complete, partiamo da x con 0 uguale a 0,
ottenendo, facciamolo via via, x di 1 uguale ad a per x con 0, ma che è 0, perché siamo partiti da x con 0 uguale a 0, più b per u con 0, quindi x con 1 uguale a b per u con 0, lo scrivo così, a alla 0 per b per u con 0, tanto a alla 0 è matrice identica e quindi nulla mi vieta di metterla a moltiplicare davanti. X con 2, poi scriverò l'espressione generica, uguale, ma x con 2 è questa quando k uguale a 1, quindi uguale ad a per x con 1, e quindi a per questo, e quindi a b u di 0 più b per u con 1, e scrivo più a alla 0 b per u con 1, che scrivo in questa maniera, uguale a somma per i che va da 0 a 2 meno 1, 2 è il valore del k a cui io calcolo x, di a alla 2 meno 1 meno i per b per u di i. A voi la verifica che questo è esattamente questo qui, due termini. E ora procedendo passo passo, x di 3 è uguale ad a per questo più b u di 3 e così via, scrivo la formula generica, anche questa si può dimostrare per induzione completa, ma la lascio a voi, o anche sostituendola nel, l'espressione è x al generico k è uguale a somma per i che va da 0 a k meno 1, ecco perché ho scritto 2 meno 1 qui e non 1 direttamente, per dire che è il k a cui voglio calcolarlo, la x meno 1, va bene, di a alla k meno 1, questo termine qui, meno i, l'indice di sommatoria, per b per u di i. La verifico o per induzione completa o mettendo questa espressione dentro questa equazione e vedere che la soddisfa, è una soluzione particolare. Si dice che questa qui, scrivo qui sopra, questa, non è altro che la convoluzione, per segnali discreti la convoluzione è una sommatoria e non un integrale, tra a, tra, scriviamo un pochino più grande, tra a alla k meno 1, convoluzione, solita star che significa convoluzione, con b u di k. Quindi, ora cambio pagina. La soluzione generale del sistema x di k più 1 uguale ad a per x di k più b per u di k è data da x al generico istante k uguale, supponendo, la scrivo in generale ora, va bene? Senza supporre che l'istante di inizio osservazione sia 0, anche se non vi è nessuna controindicazione a prendere come istante di inizio osservazione l'istante 0, visto che il sistema è stazionario, se no non lo potrei fare, però chiamo k con pedice 0 l'istante di inizio osservazione, quindi quello che chiameremo istante iniziale, uguale ad a alla k meno k0 per x all'istante k0 più somma di convoluzione per i, ora che non va da 0 a, ma che va dall'istante iniziale è k0, per i che va da k0 a k questo meno 1 di a alla k meno 1 meno i per b per u
di i. Allora, a questo punto, per calcolare completamente la soluzione generale di un sistema di equazioni ricorsive o alle differenze che dir si voglia, lineare e stazionario, va bene, basta saper calcolare l'esponente di una matrice A, A elevato all'opportuno esponente, perché così calcoli immediatamente questa che è la risposta libera, perché dipende solo dallo stato iniziale, non dall'ingresso, e attraverso un calcolino un pochino forse più noioso, perché devo fare una sommatoria, calcolo anche, va bene, questa quantità, in quanto U è supposto noto, è l'ingresso, la successione U è supposto noto, e quindi dipende sempre questa sommatoria da potenze di A. Ovviamente questa è la risposta forzata. E io potrei fermarmi qui, perché una potenza di una matrice quadrata la sappiamo calcolare tutti, abbiamo detto, no? A elevato al quadrato, A per A. A elevato al cubo, A per A per A. E faccio i conti. Ma ho detto ieri in chiusura, e lo ripeto, se io vi do una matrice 2x2, proprio la più banale, va bene, e vi chiedo calcolate A alla 1000, va bene, secondo la tecnica nota A per A per A per A 1000 volte, ripeto, domani mattina siamo ancora qui, va bene, e quindi tecniche di calcolo più semplici dell'esponenziale di una matrice correrò, perché sono le stesse del calcolo di E alla A T. Cambiamo pagina. Prima tecnica, forma diadica, valida nel caso in cui la matrice sia diagonalizzabile. Allora, se A è diagonalizzabile, vuol dire che esiste una base di autovettori che organizzo in una matrice U, questo ormai lo sappiamo, e quindi A uguale, scriviamolo un po' meglio, e quindi A uguale ad U per lambda per U alla meno 1, dove U è la matrice degli autovettori e lambda è la matrice diagonale contenente lambda 1, lambda 2, lambda n, questo ormai l'abbiamo visto, da cui banale A ha una qualunque esponente k, è uguale a questa roba moltiplicata per se stessa k volte, ma quando fo il prodotto in mezzo c'è U alla meno 1 per l'U del termine che c'è successivamente e così via, U alla meno 1 per U sparisce perché è matrice identica, e allora è uguale ad, rimane soltanto un U a sinistra, in mezzo lambda alla K e un U alla meno 1 a destra. Ovviamente questo lambda alla K, lambda è matrice diagonale, lambda alla K è ancora una matrice diagonale, quindi questo lambda alla K non è altro che lambda 1 alla K puntolini lambda n alla K. E quindi la tecnica, guardate, questa se è perfettamente analoga al calcolo di E alla T, perché lo scrivo qui sotto, lo ricordo, E alla T nelle stesse ipotesi in cui la matrice A sia diagonalizzabile è uguale ad U, stessa matrice di questa, matrice degli autovettori, per E alla lambda T lo scrivo in maniera spaparanzata, quindi E alla lambda 1 T puntolini lungo la diagonale E alla lambda N T per U alla meno 1, è la stessa cosa, cosa cambia? Soltanto la matrice che sta in mezzo, se calcolo E alla A T in mezzo ci sono gli esponenziali degli autovalori, se voglio calcolare lambda alla K in mezzo ci sono le potenze di lambda, siamo d'accordo? Questa espressione, questa qui, la posso scrivere anche in questa maniera, questa volta non me lo scordo di dirlo, va bene, con una tecnica esprimendo U come somma di n matrici, matrici tutte nulle, escluso ciascuna di esse una colonna, quindi un autovettore, ed esprimendo U alla meno 1, che chiamiamo V,
per righe, va bene, come abbiamo fatto in Ealati, questa espressione U lambda alla K U alla meno 1 la posso scrivere come somma per i che va da 1 ad n ordine della matrice di lambda iesimo autovalore alla K, che moltiplica U con i vettore colonna, che è l'autovettore destro, associato a lambda i, moltiplicato VI trasposto autovettore sinistro associato a lambda i. Questa UI VI trasposto è una matrice quadrata n per n di rango 1, l'abbiamo già detto, va bene, che si chiama matrice dei residui polari ed è la stessa che abbiamo trovato nel calcolo di Ealati. Cosa cambia nella forma diadica? Nel calcolo di Ealati abbiamo queste matrici moltiplicato E alla lambda I per T. Nel calcolo di A alla K abbiamo queste stesse matrici, non cambiano, moltiplicato lambda I alla K. La seconda tecnica di calcolo cosa sarà? Tecnica del polinomio interpolante. Va bene? E sarà una cosa di questo tipo. Voglio calcolare A alla K. Ma A alla K, per il teorema di Cayley-Hamilton che abbiamo visto, è esprimibile come combinazione lineare delle prime n-1 potenze di A. Uguale, quindi a. Ho usato degli alfa l'altra volta, continuo a usare degli alfa come simbologia, non beta, non cambia niente ovviamente. Alfa 0 per A alla 0, quindi matrice identica, più alfa 1 per A, più puntolini, alfa con n-1 per A alla n-1. Oh, questo è sempre vero. È abbastanza ovvio che se K è minore di n, va bene, allora tutti questi coefficienti alfa 0 e alfa 1 sono tutti nulli, escluso quello che va a moltiplicare A alla K, perché qui sarà presente A alla K se K è minore di n, con coefficiente 1. Va bene, quello lo so già subito. Va bene, quindi lì la devo calcolare. Se K è maggiore di n, invece, vale sempre un'espressione di questo tipo, dove i coefficienti alfa 0, alfa 1, puntolini, alfa con n-1, dipendono dall'esponente K, cui voglio elevare la matrice A. Calcolo di alfa 0, alfa 1, alfa n-1. Guardate che la dimostrazione è identica a quella che abbiamo fatto dell'espressione che ora scrivo, identica a quella che abbiamo fatto per E alla T. Cosa abbiamo fatto? Ve lo ricordate? Se questa è vera, moltiplichiamo ambo i membri per generico autovettore U con I, va bene, ottenendo A alla K per U con I, generico autovettore, ottengo lambda I alla K per U con I. Uguale ad alfa 0 per U con I. U con I non lo scrivo, lo raccolgo in fondo. Più alfa 1 per A per U con I, quindi per lambda I per U con I che scrivo in fondo. Più alfa 2 lambda I al quadrato per U con I, più puntolini alfa n-1 lambda I alla n-1, ovviamente tutti avevano un U con I a destra e raccolgo U con I. Va bene, questa uguaglianza ovviamente mi dice che lambda I alla K deve essere uguale a questa roba qui. Quante relazioni scrivo? N, una per ciascun autovalore, supposto che tutti gli autovalori siano diversi, se no la tecnica fallisce. Va bene, ottenendo quindi un sistema di n equazioni lineari algebriche, che sono le seguenti: 1 lambda 1 lambda 1 quadro lambda 1
alla n meno 1, 1 lambda 2 puntolini, quindi ultima riga, 1 ultimo autovalore al quadrato, ultimo autovalore alla n meno 1, che è la matrice di Van der Mond, che moltiplica alfa 0, alfa 1, alfa n meno 1, vettore incognito, uguale vettore dei termini noti, che in questo caso sono, quando calcolavo e alla t, erano e alla lambda 1 t, e alla lambda 2 t e così via. In questo caso sono lambda 1 alla k, puntolini, lambda n alla k. Le due tecniche valgono. La prima, quando la matrice è diagonalizzabile, anche se ha qualche autovalore con molteplicità algebrica maggiore di 1, purché abbia un numero di autovettori linearmente indipendenti pari alla molteplicità algebrica, quindi, come abbiamo detto noi, purché la molteplicità geometrica sia uguale a quella algebrica. La seconda invece esige qualcosa di più, esige che tutti gli autovalori siano diversi, quindi certamente matrice diagonalizzabile, se sono diversi, va bene, devono essere diversi. E se non siamo in questi casi, se la matrice ha un autovalore con molteplicità maggiore di 1, molteplicità algebrica maggiore di 1 e molteplicità geometrica inferiore, allora questa matrice non è diagonalizzabile, ma è portabile attraverso similitudine in forma di Jordan. Va bene? Allora avremo che la matrice, in questo caso, la matrice A uguale ad U per iota per U alla meno 1, ripeto ciò che ho detto già qualche lezione fa, dove iota in generale è una matrice non più diagonale ora, ma diagonale a blocchi, dove ciascun blocco è un blocco di Jordan. Ovviamente A alla K uguale ad U, iota alla K per U alla meno 1, e quindi devo saper calcolare la k-esima potenza di una matrice così fatta, diagonale a blocchi. Ma la k-esima potenza di una matrice diagonale a blocchi è ancora, basta pensarci sopra un secondo, non più di un secondo, va bene, è ancora una matrice diagonale a blocchi contenente, va bene, nel primo blocco la potenza di questo blocco, la potenza k-esima, se voglio calcolare iota la k di questo blocco, come secondo blocco la potenza k-esima, eccetera eccetera, e così via. E quindi io so calcolare, se iota è una matrice costituita da blocchi di Jordan, va bene, so calcolare iota la k non appena so calcolare la potenza k-esima di un singolo blocco di Jordan. E allora ciò che scriviamo ora è, chiamo ancora iota ora il singolo blocco di Jordan, uguale a lambda lungo la diagonale, 1 lungo la diagonale immediatamente superiore, 0, 0, che possiamo scrivere, l'abbiamo già visto, come lambda i più h, non sto a riscrivere h, va bene, h è ancora una matrice, un blocco di Jordan associato all'autovalore nullo di dimensioni pari al blocco di Jordan in esame. E ricordo che h al quadrato, che cos'è? La fila di uni, va bene, h alla 0 è matrice identica, h alla 1 è questa sopra diagonale di 1, è tutto 0, h al quadrato, quegli uni dove si spostano sopra ancora, h alla n, dove n è l'ordine della matrice, diventa la matrice tutta nulla. H alla n meno 1 è una matrice tutta nulla con soltanto un 1 quassù in cima. E h alla n diventa la matrice tutta nulla. Allora, se io devo fare a questo punto iota alla k, questo è uguale a lambda i più h alla k. Ciò che sto scrivendo ora, ciò che scriverò ora, non sto scrivendo,
ciò che scriverò ora, è lo sviluppo del binomio di Newton. Va bene? E attenzione che lo sviluppo del binomio di Newton vale anche per l'esponente di una somma di matrici se e solo se queste commutano. Va bene? Ma lambda i commuta con una qualunque matrice, è matrice identica moltiplicata uno scalare, e quindi in particolare commuta anche con H, e quindi posso scrivere lo sviluppo del binomio di Newton uguale a somma per i che va da 0 a k di k su i coefficiente binomiale, e scriviamolo così: lambda i alla k meno i per h alla i. Potevo scrivere tranquillamente lambda i alla i per h alla k meno i, era la stessa cosa, era, però preferisco scriverla così perché h è elevato all'esponente i. Va bene? E allora questa formula resta così fino a che k non è minore di n. Quando k è maggiore di n, va bene, i termini h elevato a i con i maggiore di n vanno tutti a zero, spariscono, e quindi posso scrivere in generale somma per i che va da 0 a n meno 1. Tanto quando i è maggiore di n meno 1, quell'h la i va a 0, di k su i per lambda i alla k meno i, a cosa uguale? Va bene? È uguale a lambda alla k meno i, e questo è uno scalare, per i alla k meno i, ma matrice identica elevata a un qualunque esponente, sempre matrice identica, che poi va a moltiplicare altra matrice, questa qui, e quindi rimane questa matrice soltanto, h alla i. E ora io scrivo in maniera spaparanzata questa espressione che dovrà essere ricordata a memoria come l'esponenziale di un blocco di Jordan deve essere ricordato a memoria. La voglio tenere sott'occhio, non cambio pagina, quindi la voglio tenere sott'occhio per voi, ovviamente. Non cambio pagina, quindi faccio un po' di spazio qui. Credo che mi basti, e quindi smetto di cancellare. Uguale, scriviamola sta matrice, quindi iota alla k uguale. Primo termine di questa sommatoria, cioè k su 0, coefficiente binomiale. Quanto vale k su 0? 1, però continuiamo a scriverlo k su 0, per omogeneità con quanto scriviamo dopo, per lambda alla k, i uguale a 0, per h alla 0, ma h alla 0 è matrice identica, e quindi avremo k su 0 per lambda alla k, e questa quantità si ripete lungo la diagonale principale. Non scrivo, si ripete lungo la diagonale principale. E ho scritto il primo termine di questa sommatoria. Secondo termine, i uguale a 1. E quindi viene k su 1 lambda alla k meno 1 per h alla 1. H alla 1, guardate lo stesso discorso fatto per e alla iota t, e h alla 1 ovviamente è h, e gli uni sono sulla diagonale immediatamente superiore, quindi quando vo a fare la somma questo termine non inficia l'elemento diagonale, gli elementi lungo la diagonale che ho già scritto, e quindi ci sarà un k su 1 coefficiente binomiale lambda alla k meno 1, e si ripete lungo la diagonale immediatamente superiore. Terzo termine, h al quadrato, cosa succede degli uni? Gli uni si spostano ancora, e quindi vuoi scrivere dei termini che non vanno a toccare quelli che ho già scritto, va bene? E quindi h al quadrato, riempirò questa diagonale ancora immediatamente superiore, con che termini? K su 2, q
coefficiente binomiale per lambda alla k meno 2 e così via. Il prossimo sarà k su 3 per lambda alla k meno 3 che si ripete lungo la sua diagonale e così via. L'ultimo termine in cima a destra lassù sarà k su n meno 1 per lambda alla k meno n più 1 ovviamente. Chiuso. Ecco, questa va. Oh, ovviamente attenzione che se k è minore di n, se k è uguale a n meno 1, no, se k è minore di n, ad esempio k uguale a 2, ad esempio, allora questa espressione i che va da 0 a n meno 1 per k uguale a 2, qui cosa conterrà? Questa diagonale con k uguale a 2 e quindi lambda al quadrato. Questa diagonale con k uguale a 2 viene lambda, va bene, e non conterrà altro, tutto il resto sarà 0. Va bene, quindi attenzione che questa è un'espressione così valida quando k è maggiore o tutt'al più uguale ad n. Se k è minore di n, va bene, ci sono alcune diagonali che spariscono. Va bene, questo è abbastanza ovvio perché in questa sommatoria faccio una sommatoria per i che va da 0 a n meno 1, quindi sommo un certo numero di termini e questo h ancora non riesce a sparire e quindi ci saranno soltanto alcune diagonali. Ultima cosina. Zero, uno, ormai una matrice, meno uno, uno. Mamma mia, facciamo qualche minuto di intervallo, sennò poi qui, scusate.